tanti ritornelli. Buongiorno, ciao, buonasera, buongiorno, buongiorno. Oggi voglio partire con viva, 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 viva. Mi piaci tu. Bella quella, era una canzoncina qualche anno fa, era carina. Sì. No, comunque Walter in questo caso sono Walter due Gianarelli. Fisarmonicisti, partiamo subito con la fisarmonica, sì. In questo caso due, sono probabilmente i più apprezzati in Italia sicuramente. Apprezzati fisarmonicisti, sì, italiani, e sono Walter Losi e Walter Gianarelli. Io scherzando faccio sempre comunque in ogni caso ci fanno ascoltare Saborita. Vai così. Revival VIP, vediamo un po' in questa domenica che cosa mai avrà preparato la nostra redazione. I Rockies, ma che colpa abbiamo noi? I Rocks, video originale 1966. I Rockies, originariamente conosciuti come Shel Carson Combo, sono stati i proto-capelloni della musica italiana, quattro invasori britannici che stabilirono in Italia il loro quartier generale per vendere nei favolosi anni 60 oltre 5 milioni di dischi, contendendo con l'Equipe 84 il titolo di principale band del beat italiano. Sui proto-capelloni avevi qualche aneddoto? No. Perché? No, perché vedevo che scuotivi il capello. Ascoltavo perché la nostra redazione mette delle notizie che a volte sono chicche musicali sanno, e di gossip. Sì, sì. Che colpa abbiamo noi alla canzone che ha portato al grande pubblico il movimento beat in Italia. La canzone simbolo del fenomeno di costume e dei capelloni, quella protesta vaga e indistinta che sarebbe sfociata poi nel 68. La canzone, già un successo nel cantagiro del 66, divenne nota al pubblico grazie ad una storica apparizione dei Rockies nell'autunno del 1966 a Studio 1. La trasmissione del sabato sera della RAI, che introduceva per la prima volta e con molta cautela il mondo dei giovani nel salotto della TV. Che colpa abbiamo noi? È una cover in italiano, viene da dirla così, appunto. È una cover in italiano del brano Cherry's Going Home di Bob Lind, che nel 1966
venne appunto al grande successo. Il testo non è la traduzione dell'originale, ma una versione completamente ex novo da parte di Mogol, una specie insomma di inno generazionale. Insomma, Mogol è affitto di tutto. Succedeva però che i testi poi non fossero tradotti, venivano fatti in un modo diverso, anche mai, per basarsi magari molto spesso che il suono fosse quello giusto. Che il sound fosse quello giusto. Va bene. Che allora, compo abbiamo noi? Io ho conosciuto Shel Shapiro, gli altri non li conoscevo. Shel Shapiro che era comunque il personaggio. Ecco perché parlavo un po' così. Sì. Allora dai, Revival VIP. Ritorno al futuro. Volare. La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai, ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai, ma che colpa abbiamo noi? Daniela Cavanna, che devo dire, Daniela Cavanna si presenta in diverse situazioni di orchestra, ha l'orchestra diciamo tradizionale, da ballo, sì, normale, però fa anche delle cose con i popcorn, fa delle cose un po' 50. Particolari, tipo Lollipop, sì, queste canzoni, sì, sì, diciamo americane, swingate degli anni 50. E siamo felicissimi perché questa cosa ci piace veramente alla grande. In questo, questo caso ascoltiamo Popcorn Mix, Daniela Cavanna. I need
Direi di far partire la sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Conosciamoli meglio. E vai, Paola. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, conosciamola meglio, Roberta Vucci, la più bella regista nel panorama italiano attualmente. Per me lo è, parlo anche insomma con la voce del cuore, dell'amicizia che ci lega da tanti anni. Grazie a Roberta abbiamo avuto anche modo di collaborare in modo artistico, qualche comparsata. Ecco la differenza, Roberta, fra comparsa e figurante, questa la dobbiamo spiegare al nostro pubblico. Beh, la comparsa generalmente è quella figura che si vede nella massa di persone, no? O comunque che fa gruppo, ma che non si vede proprio in modo definito, in maniera dettagliato, specifica. Ecco. Il figurante è quello che a volte ha anche dei primi piani, insomma, ecco, che si vede molto meglio. Ma non ha battute, o le ha? No, non sempre abbattute. Ecco. Quando tu scegli il tuo cast, che noi sappiamo insomma dalla tua storia, hai trattato documentari, cortometraggi, film con argomenti assai profondi. Hai trattato temi come l'alcolismo, il femminicidio, che ti hanno portato anche ad avere grandi riconoscimenti a livello anche internazionale. Esatto. Ecco, per come fai, come strutturi il tuo cast? Beh, innanzitutto quando inizio a scrivere la sceneggiatura già cerco di capire il personaggio che potrebbe interpretare quel ruolo, no? Ecco. E quindi nel caso, tu ora mi hai parlato del problema dell'alcolismo, no? Io faccio soprattutto cortometraggi e film a scopo sociale, documentari, eccetera, no? Quando mi occupo della regia. E in questo caso, per quanto riguarda questo cortometraggio che abbiamo fatto sull'alcolismo, mi serviva un attore che avesse le sembianze di Renato Raimo. Renato Raimo è un attore conosciutissimo al pubblico, se ci ricordiamo 100 vetrine, Carabinieri, Squadra di Polizia, ecco, ma tanti altri film ha fatto. Quindi è un personaggio molto conosciuto. Queste serie che poi insomma hanno avuto un sacco di seguito, no? Un sacco di seguito hanno avuto. E mentre scrivevo la sceneggiatura ci vedevo questo attore, questo volto, come personaggio principale, esatto. Quindi l'ho contattato, ne abbiamo parlato, gli ho fatto leggere la sceneggiatura, lui è stato entusiasta proprio di partecipare. È una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione, poi Renato Raimo è un bravissimo attore. Che bello. Quindi è stato anche abbastanza facile lavorare con lui, chiaro, no? Insomma, quando hai un professionista sul set viene tutto più semplice. E lì vai a colpo sicuro col provino. Invece quando tu fai un provino, selezioni una parte appunto e fai nel tuo studio, dove si svolgono in genere i provini? No, in genere i provini si svolgono, ad esempio se abbiamo un comune che ci segue per le location o permessi, ci danno generalmente a disposizione anche una stanza per fare i provini. Quindi facciamo uscire degli articoli per convocare, per cercare di avere più persone possibili, però quando si fanno i provini per gli attori è mirata, non è come per le comparse o per i figuranti, certo. È una cosa più mirata, certo. Quindi si fanno in separata sede. Hai un attore che proprio ti piace tantissimo? Anche a livello internazionale, sia un uomo che una donna, vediamo la nostra regista cosa ci confida. Allora, il mio attore preferito è Giancarlo Giannini, con il quale ho anche lavorato, perché quando è stato registrato proprio qui a Montecatini, Milano-Palermo, il ritorno è stato un film dove Giancarlo Giannini era uno dei protagonisti. Che bello, invece la donna? Quindi ho avuto un contatto diretto sul set, poi ne abbiamo fatto un altro sempre insieme dove ero il produttore esecutivo del film, quindi c'era ancora più diciamo il contatto più ravvicinato con l'artista. Certo, con l'artista. E la donna invece? E per quanto riguarda la parte femminile, una delle attrici mi piace tanto, che forse la si vede un pochino meno, ma ha fatto tantissimi film, Anna Maria Malipiero.
Caspita, Anna Maria, la compagna di Francesco Nuti, che ho avuto grazie a te l'occasione di conoscere, una donna squisita, ma ne parleremo in una prossima intervista, perché certo, l'Anna Maria è veramente più che volentieri. Donna squisita, che salutiamo se ci sta guardando. Ciao Anna Maria, ti salutiamo. Roberta Mucci. È stata una delle prime intuizioni, se vogliamo, di questo filone, perché poi di filone ne abbiamo intrapresi altri. Però questo qui, devo dire, questa era una delle canzoni meno note del grande Demi Rousseau, sì. E dopo che io l'ho rifatta, me ne faccio un merito perché la pura realtà, dopo l'ha fatta Ruggero, l'hanno fatta quasi tutti, e poi è una delle canzoni diffusione. Più eseguite, ma fino a 10 anni fa probabilmente era una delle meno note di Demi Rousseau. Sì. Goodbye my love, goodbye, addio amore mio, da Luciano Nelli per voi. Addio amore mio, arrivederci a te. So hold me in your dreams till I come back to you. See the stars in the skies above. They'll shine wherever I may. Soon they'll get me home. Goodbye, my love, goodbye. Arriva la canzoncina del Fagioni. E vai, vediamo un po' se gli è cresciuto magari un capello, qualcosa. Uno? La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Anche oggi si parla d'amore, d'amore, d'amore. Questo è l'amore che viene e va, gioia e dolore sempre ci dà. Voglio cantare per te, fior di verbena, te canti proprio come una sirena. La sirena, quella di Ulisse, cantavano bene. Te canti proprio come una sirena. Mi sembri un'ambulanza quando passa. E questo è l'amore che viene e va, gioia e dolore sempre ci dà.
fior di verdura, con te è stata cattiva la natura. Se te lo devo dire in maniera cruda, sei un tappo e poi te c'hai la testa gnura. So perché, ma questa mi sa che me l'abbiano dedicata a me. Questo è l'amore che viene qua. Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Simpaticamente, una canzone molto simpatica, molto carina, si chiama Liza. Liza. E lei è Liza Lipari. Come si chiama la canzone? Liza. E parla proprio di Liza. Questa è una storia di un sogno mai spento che ha dormito per anni qui dentro. Non devo niente davvero a nessuno, quello che ho costruito è stato fatto da me. Sorriso e pianto anche un po'. Questa è una storia che mi fa onore, che mi dà forza se penso e ripenso al mio lavoro cresciuto nel tempo. Quello che ho vissuto l'ho voluto per noi. Cerco, so che io trovo una donna che adesso sente se stessa come una tigre, tanto dolce però. Cavalcherò la mia stella che con la sua luce mi guiderà e con mistero mi avvolge come una coperta, come gli abbracci tuoi. Vi salutiamo, andate ciao, a ballare amici. Anche di domenica, qualcuno c'è già, quindi restate lì, mangiate qualcosa e continuate a ballare. Col non stop. Perché dovete continuare a ballare? Perché dovete andare a ballare? Perché ballando si vive meglio. E perché dovete votare la canzone Regina, Luciano? Già, adesso dobbiamo cominciare col dicembre, sì. Dobbiamo cominciare a votare ogni settimana, poi un fortunato sarà estratto, sarà ricontattato dalla nostra redazione e vincerà una compilation musicale di ritornelli. Se volete essere sani e belli, guardare dovete i ritornelli. Ciao a tutti, amici, grazie di essere con noi. Ciao, ciao, quanta pazienza c'è. Anche a me. Quanti ritornelli